L'altra operazione fondamentale che si può fare con i vettori è il prodotto. In realtà, il prodotto di vettori può essere di tre tipologie diverse a seconda delle grandezze che andiamo a moltiplicare e a seconda del risultato che andiamo ad ottenere. Vediamole nell'ordine. Il primo tipo di prodotto è quello che vede il prodotto tra un vettore e una grandezza scalare. In questo caso il prodotto che otteniamo, indichiamolo con la lettera P, è ancora un vettore, quindi la notazione è quella vettoriale. Lo otteniamo moltiplicando una grandezza scalare S per un altro vettore V. Il risultato, appunto, dicevo, è un vettore che ha queste caratteristiche. Il modulo del vettore P è chiaramente dato da S per il modulo del vettore V. La direzione è direzione di P è uguale alla direzione del vettore V e il verso di P può essere uguale al verso di V se S maggiore di 0, opposto a quello di V se S è minore di 0. Se utilizziamo la notazione dei versori, allora se scriviamo il vettore V sul piano come Vx i più Uy j, allora il vettore prodotto PS per V sarà dato dalle componenti, le singole componenti moltiplicate per S del vettore V. Un esempio di prodotto di un vettore per una grandezza scalare è dato dalla seconda legge di Newton, dove la forza F applicata a una particella di massa m che subisce un'accelerazione, supponiamo di valore a, è data dalla nota formula m per a, dove m è la grandezza scalare che rappresenta la massa del corpo. Mettiamo in evidenza questo primo caso, questa prima tipologia di prodotto di un vettore per una grandezza scalare. Passiamo alla seconda tipologia di prodotto, quello che viene definito il prodotto scalare. In questo caso il prodotto è fatto tra due vettori e il risultato è una grandezza scalare. In questo caso il prodotto P lo indichiamo come il prodotto scalare di un vettore A per un vettore B, dove si usa questa notazione dove il prodotto scalare è rappresentato da un punto che divide i due vettori e viene pronunciato A scalar B. Il risultato di questo prodotto è dato dal modulo di A per il modulo di B per il coseno dell'angolo φ, dove l'angolo φ rappresenta l'angolo compreso tra i due vettori A e B.
qui siano questi, l'angolo Φ è rappresentato dall'angolo compreso tra i due vettori. In realtà, essendo comparendo il coseno di Φ, l'angolo Φ può essere anche l'angolo esterno compreso tra i due vettori, perché il calcolo del coseno nei due casi mi porta allo stesso risultato con lo stesso segno. Un esempio di questo tipo di grandezza lo abbiamo nel calcolo del lavoro compiuto da una forza F su una particella, che su un corpo che subisce uno spostamento individuato da un vettore spostamento appunto di, in questo caso, il lavoro, che è una grandezza scalare, è data dal prodotto scalare appunto della forza applicata per scalare il vettore spostamento D, dove il risultato del lavoro è dato dal prodotto dei moduli della forza applicata per lo spostamento subito, però moltiplicato per il coseno dell'angolo Φ, che rappresenta appunto l'angolo tra la forza applicata e lo spostamento. Una caratteristica del prodotto scalare è che, comparendo il coseno dell'angolo Φ, avremo che il prodotto scalare è massimo quando i due vettori A e B sono paralleli, quindi quando l'angolo Φ è 0, e sarà 0 quando l'angolo Φ tra i due vettori è 90 gradi, cioè quando i due vettori sono tra loro perpendicolari. Quindi avremo che A scalar B è uguale ad A al modulo di A per il modulo di B quando Φ è uguale a 0 gradi, quindi vettori paralleli, sarà uguale a 0 quando Φ è uguale a 90 gradi, vettori perpendicolari. Anche questa tipologia di prodotto evidenziamola per ricordarcene le caratteristiche. Il terzo e ultimo tipo di prodotto è quello che prende il nome di prodotto Terzo e ultimo tipo di prodotto è quello che prende il nome di prodotto vettoriale. Il prodotto vettoriale è appunto un prodotto tra due vettori che mi dà come risultato un altro vettore. Lo indichiamo in questo caso come P uguale a vettore B. Si usa questa notazione la lettera, diciamo X, il segno di moltiplicazione tra i due vettori A e B. Il risultato di questo prodotto, come vedete, è ancora un vettore P che ha queste caratteristiche. Il modulo di P è dato dal modulo di A per il modulo di B per il seno
dell'angolo φ, dove anche in questo caso l'angolo φ è rappresentato dall'angolo minore compreso tra i due vettori A e B. Quindi l'angolo φ in questo caso è esclusivamente quello interno tra A e B, perché se passassimo all'angolo esterno otterremmo un valore negativo. La direzione del vettore P è sempre perpendicolare al piano formato sul quale giacciono i vettori A e B, quindi abbiamo che la direzione di P è perpendicolare ad A e B, al piano sul quale si trovano A e B, e il verso lo otteniamo applicando la regola della mano destra. Come si applica la regola della mano destra? Si fa coincidere, diciamo, si dispongono le tre dita indice, medio e pollice perpendicolari tra di loro. Lungo, si pone l'indice lungo la direzione del vettore A, si pone il medio lungo la direzione del vettore B e il risultato, cioè il vettore P, risulta indicato dalla direzione del pollice, e in questo caso, se fate la prova, il risultato è verso il basso, cioè nella terza direzione orientata verso il basso. Quindi per il verso di P abbiamo da utilizzare la regola della mano destra. Un esempio di prodotto vettoriale tra grandezze fisiche si ha nel momento della quantità di moto, il momento della quantità di moto che indichiamo con la lettera L, di un punto avente massa m che si muove con velocità v a una certa distanza definita da che si trova a una certa distanza r da un punto di riferimento che può essere l'origine degli assi, e questa distanza è indicata dal vettore distanza appunto R, prodotto vettoriale per la velocità con la quale si sta muovendo il punto in quell'istante. Altri casi li troveremo nelle relazioni fra campi elettrici e i campi magnetici. Quindi il caso del prodotto vettoriale, anche in questo caso lo evidenziamo come una delle operazioni fondamentali che possiamo effettuare tra i vettori.